That's my thinking, get it on. You got the healing that I want. We've got these kisses to ourselves. Don't have to show it, no one else. Don't keep a secret to yourself. It's Kama Sutra Shonda. Whoa, whoa, there's love in your eyes. Ecco, si gioca con Kenis. Just like they say in the song, until the darkness moving can get on. Oh, just like they say in the song, until the darkness moving. No, all'indole romantica, mio fratello. Number one, come ti chiami? Quanti anni hai? Da dove vieni? Insomma, parlami un po' di te. Mi chiamo Fabio, ho 25 anni, vengo da Bitonto, in provincia di Bari. Grande! Che fai nella vita tu, Fabio, oltre a cantare? Sono un operatore e un lavoro di back office, come ufficio reclami per un'importante azienda di energia. Quindi ne senti di tutti i colori. Sì. Chissà quante volte ti ho telefonato, quante volte ho chiamato. Magari abbiamo anche parlato, miss. Ascolta, io propongo un nuovo gioco, visto che qua ormai si sono fatte delle squadre, degli schieramenti. Io dico perché mi è piaciuto, e tu pure, e loro dicono perché lui dovrebbe venire, nel caso di Max, con me, nel caso tuo. Io non ho reclami da fare, anzi, vorrei bene, averti meglio, come adesso meglio. Lo dice lei, perché non parli un po' pugliese, così familiarizzi? E io con tu salentino, con te, c'è da Barre. Non sono da Barre. Adesso di Barre, di Barre, la di Barre, c'è mai più di passetto, ma... No, ma... Ci vuole un po' di serietà in questo momento, perché certo. La tua scelta, tu lo sai, è che condizionerà il percorso. Quindi tu devi fare un po' una valutazione. Tu c'hai una roba che è innata e che è solo tua. Grazie. E che la possono capire le coach femmine, hai capito? Ora fidati di me, che se ti dico che nella squadra della Raffa tu avresti un posto di rilievo importante. Grazie. E un caffè pagato. Che è successo in questi giorni, in queste settimane. Fabio, lo sai che com'è che si dice? Donne, motori, gioie e dolori. Con Raffaele Dolcenere sarebbero orrori. E se scegli loro, vai fuori! Bellissima questa, bellissima! Non è vero, sei dentro! Non è vero. Allora, non vale parlare in rima, Max. Secondo me, tu dovresti scegliere la squadra di Emis perché lui è vicino musicalmente al tuo mondo, perché comunque nella realtà... per ora, sì. Vale. Ah, no! No, guardi, beh. Tutto lo swing che ci abbiamo noi... No, ma lui sa anche molto soul, ha fatto un'interpretazione che fa capire... Ma scusate, ma mentre parlavate voi noi vi abbiamo interrotto. Ragione, dai, facciamoli parlare. Di avere delle preferenze anche black, se vogliamo. E questo è un mondo che il mio assistito conosce perfettamente. Diglielo. C'è nato, c'è cresciuto. Diglielo. E saprà come darti la canzone giusta per tirare fuori la tua splendida vocalità. Questo è parlare. Per me comunque è un onore che vi siate girati entrambi. Raffaele è la storia della musica italiana. Beh, Emis comunque è un grande cantante attuale. Cantante. Vabbè, oh. Faccio una scelta che va un po' al di fuori del canto, quindi dell'ambiente musicale. E, diciamo, mi trovo a scegliere tra una figura materna e una fraterna. E, anche se, diciamo, la madre ce l'ho, il fratello no, perché ho una sorella.
Però da piccolo sono sempre stato un grande mammone. Ah. Penso che sceglierò Raffaella. Ah. Anche la riga non è servita. Va bene, Max, dai. Va bene, dai. Sei io licenziato. Ci ho provato. No, sai le scene? Sì, sì. Sei licenziato. Sei maledetto, serio. Caro figliolo, benvenuto dalla tua mamma. Era mia madre, sarà gelosa. Veramente. Capito. Qua scatta lo scontro diplomatico, eh. Pronto che lavoreremo molto, molto insieme. Ciao. Va bene, ciao bello. Grazie, grazie. Ora siamo pari. E adesso chi terminerà per prima la squadra? Adesso siamo pari. Vedremo. Uno contro uno. Dai, vabbè. Che bisogna andare a festeggiare, capisci a me? Vai, manca uno a lui e uno a me. Allora, chi arriva per ultimo? Ma è fantastico. Cosa una fa? Sfida a testa. Paga una cena. Sì. Ci stai? Sì. Davanti alle telecamere. Chi arriva per ultimo paga una cena. Ma dove? Mi devi... No, io Raffaella da sole, basta. Allora, però ti avveleno se lo porti via te. Mi avveleni? Se lo porti via te ti avveleno. Fabio ha scelto Raffaella. È 20 a 20. Finale rovente con tanto di scommessa tra gli sfidanti.